Molti è un hobby, per qualcuno un lavoro, per tutti una passione. Parliamo di salsa, un tipo di ballo non solo per debuttanti. L'eleganza del tango, l'energia della salsa, il ritmo del mambo, artisti e ballerini da tutto il mondo, con la loro vitalità e l'esuberanza dei balli latinoamericani, sono sbarcati a Roma per la terza edizione del Salsa Festival. Gruppi e coppie si sfidano a colpi di piroette, lustrini e paillette e dietro le quinte freneticamente ci si scalda, ci si trucca, ci si prepara. Tutto deve essere perfetto. Che succede? Si rompono le calze e quindi va in scena con certe chiazze grosse così. Pantaloni una volta, però per fortuna sotto c'era il vestito, quello da salsa, quello scintillante. È calato? Sì, però ho resistito fino all'ultimo, Ma noi intanto sorridiamo sempre, quindi non c'è problema. La salsa è una passione totalizzante, le vie di mezzo non esistono e se si inizia questi ritmi risucchiano in un vortice giocoso e divertente di cui pare proprio impossibile fare a meno. Che cos'è la salsa per lei? Vita. Per me è tutto. La salsa è una grandissima passione, forse è l'essenza della mia vita. Dedico alla salsa, diciamo, il 90% della giornata. Molti di loro sono istruttori in palestra, insegnanti di ballo latinoamericano, coreografi, ballerini di professione, ma non tutti. Nella vita vera io sono un ex capostazione delle ferrovie. Sono un'impiegata in una casa di cura, quindi tutta un'altra cosa. Io lavoro in un ufficio tecnico. Io ho un impiegato semplice, normale. E poi quando scatta l'ora X? Io vado a insegnare ballo. Io prendo lezioni invece di ballo. E poi, la sera, i tonni manero caraibici indossano le scarpette lucide e scendono in pista. L'abito, tanto più in una competizione, è fondamentale. Uno dei parametri che le giurie valutano attentamente. Brillantini e volani sono indispensabili, per non parlare del trucco. Sì, bisogna pure truccarsi. Sono necessari i brillantini per ballare la salsa? Beh, no, però danno un tocco, come dire, di magia in più. Io ho la coda. Bisogna essere eleganti e non volgari. Difficile essere elegante con una giacca fucsia. Come ti senti? Ah, mi sento un po' birichino forse. Divertimento, passione, sentimento e grinta. Quasi tutti i ballerini che ballano a due sono una coppia affiatata tanto sulla pista quanto nella vita, con tutti i pro e i contro che ne derivano. I problemi della coppia si riportano nel ballo, i problemi del ballo si riportano nella coppia, quindi problemi 24 ore su 24. Alla fine c'è così tante cose che condividi che ti porta a unirti tanto. Lo lasceresti ballare con qualcun'altra? Assolutamente no.